Ich bin ein Berliner. Wunderbar. Bravo. Lektion 2. Was kostet die Miete? Was kostet die Miete? Bitte wiederholen Sie. Was Bravissimo. Kostet die Miete? Was kostet die Miete? Mi sa che sei pronta per andare a Berlino. Non lo so. È una scelta sofferta e arriviamo a questa scelta attraverso questo viaggio che è il film stesso. E la tentazione di andarcene c'è, lo sappiamo, ogni giorno, i motivi non mancano. Però pensiamo che oggi più che mai sia importante essere qui perché forse siamo veramente arrivati all'alba di una nuova era e è importante che noi partecipiamo a questo cambiamento e questo si sente, quindi vorremmo attraverso questo film convincere quegli italiani che se ne sono andati a tornare perché c'è bisogno di loro. E anche perché ci siamo un po' stufati di vedere solo documentari o film che guardano il lato negativo del nostro paese. L'Italia è veramente ricca, ma ricca nel senso di persone che col loro impegno, con la loro passione, riescono a cambiare un po' le cose. Forse la nostra generazione non si è mai ribellata a questa cosa, cioè in pochi si sono permessi a dire no ai professori che li hanno schiavizzati, no? Uh-huh. E abbiamo sentito dei casi invece di una ragazza, ti ricordi, che ti sì. raccontava... Sì. Aveva denunciato questo sistema corrotto che ha a che fare con i concorsi pubblici e lei per aver denunciato questo è stata veramente ostracizzata poi sul lavoro. Però almeno lo ha fatto, ci ha provato, era fondamentale che qualcuno denunciasse questo malcostume. Oggi attraverso la rete si è visto che si può fare molto, che l'unione fa la forza, perché certe manifestazioni di piazza sono nate spontaneamente attraverso Facebook. Quindi questa è una nuova possibilità che fino a qualche anno fa non avevamo, per far sì che noi tutti ci si possa sentire più uniti e capire che siamo tanti e che quindi possiamo fare la differenza. Era sicuramente l'incontro con Ignazio Cutrò, quel testimone di giustizia, che in realtà io ho portato Luca per convincerlo di lasciare l'Italia. Per me quella storia era una storia, cioè, negativa. Invece, quando poi l'abbiamo incontrato e quando ci ha spiegato perché lui, nonostante tutto, rimane in Italia, questa cosa mi ha veramente impressionato e mi ha fatto capire tante cose e forse secondo me era lì il momento più decisivo. Per me devo dire un momento di grande sconforto è stato quando Gusta mi ha portato a Rosarno, perché una cosa è leggere sui giornali quello che succede a Rosarno ogni giorno, un'altra è poi essere lì in quelle catapecchie dove vivono questi ragazzi africani senza acqua, senza luce, sentire l'odore della povertà, questo odore di muffa, di cartone bagnato, di escrementi. Quella cosa mi ha veramente sconvolto, non potevo credere che questo accadesse in Italia. È stata più che altro una scelta mia, un'imposizione mia, perché improvvisamente l'inverno scorso era nato in modo assolutamente spontaneo e casalingo. Mentre lo facevamo pensavamo lo faremo vedere agli amici, invece poi è successo che l'hanno visto veramente in tutto il mondo. Quindi l'idea che qualcuno potesse vedere me nella mia intimità, in casa mia, che faccio il cretino con Gustav, a me mi ha molto spaventato perché non era intenzionale, io non potevo immaginare che mi avrebbero visto così tante persone. Quindi questa volta ho messo questo out, ho detto proprio Gustav, io sono disposto a fare ancora un film con te, ma non voglio che ci sia più quell'intimità e quindi abbiamo deciso che questa volta saremmo stati il filo rosso di questa storia, ma lasciando parlare poi quelli che sono a mio avviso i veri protagonisti del film. Io perché non ho la velleità di fare il regista da grande, nel senso che è ridicolo perché mi sembra di vivere in un mondo in cui chiunque voglia fare il regista. E io vengo da una famiglia di registi e tutti mi hanno sempre detto che avrei fatto il regista e ho sempre detto che non avrei mai fatto il regista e francamente non mi interessa farlo. E mi ritrovo oggi qui al festival, in concorso, a fare il regista. Invece Gustav coltiva proprio questo sogno, appunto molto banale, come tutti, vuole fare il regista. E quindi vuole fare film e così mi convince a farli. È divertente il processo creativo, quello che poi non mi dà soddisfazione è tutto il resto, però il processo creativo è un momento molto stimolante.
No, a livello politico lo sappiamo tutti che non è cambiato niente, anzi forse la situazione è ancora peggiorata. Quello che invece volevamo fare questa volta, e secondo me questo è anche un passo importante perché il film andrà in onda il 21 settembre, cioè mercoledì su Rai 3 alle 23.50. Stiamo facendo pubblicità. Cioè che per la prima volta forse nella TV italiana i protagonisti sono una coppia gay, ma senza che questo sia il tema del film. Ma noi non è che vogliamo fare un film di propaganda, non è che adesso siamo stati pagati dal Ministero del Turismo per fare un film che dice che l'Italia è il miglior paese del mondo. Noi vogliamo solamente fare questo, come ho detto, questo gesto di cambiare un po', di spostare un po' l'attenzione, di smettere di focalizzarci solo sui problemi che sappiamo che sono tanti e di provare a guardare il bicchiere mezzo pieno. Però avere questa attenzione, magari questa sensibilità e riconoscere che l'Italia è ancora un posto pieno di cose belle e non dobbiamo dimenticarcene.